della 20ª edizione del Gran Paradiso Film Festival. Oggi vogliamo dedicare questa giornata al rapporto tra montagna e persone. In questa passeggiata che faremo accompagnati da Milena e da sua sorella Carla Beta. Nel pieno della giovinezza, avevo 28 anni, proprio in questa vallata, sotto il colle dell'Antrolor che divide la Valsavarancia dalla Valle di Rem, mentre lavoravo, sono stata colpita dal fulmine. Ho fatto passi da gigante. Senza la mia famiglia non ce l'avrei fatta. Comuni che accolgono e vogliono fare scoprire i luoghi anche meno conosciuti come questo qui di Osen, che però è forse una delle frazioni più belle di Emaville. Che è sicuramente ovviamente la frazione più bella. Adesso questa montagna comincia a farmi paura. Ho bisogno di bere. Siamo entrati in quella che chiamano la zona della morte.
la necessità di un recupero pastorale di una tradizione passata per la conservazione del territorio. Perché come state vedendo, come vedete intorno a voi, il bosco sta espandendosi senza più freno. Questo è un fatto positivo per certi versi, diventa un elemento negativo per la conservazione della diversità ambientale di talune specie della prateria. Il percorso che vorremmo fare, anche se ovviamente non è sostenibile usare i cavalli oggi, ma tutto dove è possibile cercheremo di farlo. Oggi faremo un'esplorazione alle porte del Parco Nazionale del Gran Paradiso, per cui ci muoveremo su questi versanti di mezza costa, di media montagna, che sono a volte un pochettino trascurati dai grandi flussi turistici, ma scopriremo delle vere e proprie chicche paesaggistiche, rurali, culturali e storiche che circondano e che, diciamo così, possono riempire abbondantemente una interessantissima giornata turistica qui in Valle d'Aosta. Questo mio paesano mi ha detto che se volevano entrare in miniera assumevano, allora era un bel tempo, negli anni, alla fine dei 60 assumevano e c'era molto lavoro, la miniera rendeva da matto. Così sono entrato in miniera, dopo una settimana mi dicono che assumevano, mi fanno, Marchioni mi manda a fare la visita e se poi è idoneo lo mandiamo a lavorare in miniera, lo mettiamo a fare minatore, visto che lei è un bel giovanotto, mi ha detto così. Così ci vedeva poco. Ci vedeva poco, comunque.